to racism, no al razzismo. La partita è iniziata, in realtà è iniziata da un minuto circa, mentre era dato quasi un sold out questa sera, questo pomeriggio, questo primo pomeriggio alla Maradona. Qualcuno evidentemente si è mosso tardi, fino a poco tempo fa c'erano un po' di vuoti sugli spalti, adesso stanno arrivando anche nella tribuna dove gli parliamo i soliti ritardatari. Allora, la partita è iniziata, maglie non tradizionali per entrambe, per il Napoli è una delle divise scelte quest'anno, una maglia bianca con calzoncini e calzettoni blu scuri, l'Atalanta replica con la terza divisa e un completo rosso con bordi e numeri in bianco. Il Napoli attacca in questo primo tempo da destra a sinistra rispetto alla nostra postazione e la formazione schierata da Francesco Calzona, rientrato anche lui dagli impegni con le nazionali con la sua Slovacchia. Sappiamo che ha assunto l'incarico a metà con la nazionale slovacca, che si è qualificata per la fase finale dell'Europeo, è arrivato in città da due giorni Francesco Calzona per guidare il Napoli in questa importantissima partita. Ma c'è subito la tratta, palo colto da Scamacca, lanciato in profondità, la conclusione, anzi in realtà era Miranchuk che ha colpito il palo, ancora colpo in testa e deviazione in corner. Quindi andiamo, prima di ricordare le formazioni, a seguire, perché la partita promette davvero bene. Palo colto da Miranchuk, giocatore russo dell'Atalanta, che è riuscito a calciare, sembrava quasi un tiro senza grosse pretese, Meret non ci è arrivato, palla che ha colpito la base del palo, e quindi calcio d'angolo adesso in favore dell'Atalanta, porta la nostra destra, bandierina di sinistra, primo palo, deviazione di testa ad allontanare, ma insiste l'Atalanta, retropassaggio per Carnesecchi, velocemente le formazioni, Francesco Scalzona schiera una 4-3-3 proprio per gli impegni del nazionale, Kvaratskhelia non ce la fa e non va neanche in panchina, Meret la portiere, Di Lorenzo, Rachmani, Joel Jesus e Mario Rui in difesa, Anghissà, Lobotka e Traoré a centrocampo, Politano, Sivene, Raspadori avanzati, la replica di Giampiero Gasperini affidata a un 3-4-1-2 con Carnesecchi in porta, Scalvini, Iene, Kolasinac in difesa, Ateburo, Deron, Ederson e Zappacosta a centrocampo, Pasalic dietro le due punte che sono Scamacca e Miranchuk che poco fa ha preso un palo pieno. A dirigere l'incontro, maglia gialla, calzoncini neri, calzettoni gialli, Luca Pairetto della sezione di Nichelino, Valerio Colarossi e Dario Garzelli, due guardialine, quarto uomo Matteo Gualtieri alla VAR, dal centro VAR di Lissone, Monza, Brianza, Paolo Valeri di Roma e Marco Di Bello di Brindisi. È un pomeriggio di inizio primavera, seppur con cielo non limpido, coperto, però la temperatura è sui 22 gradi, bella adesso la cornice di pubblico, mancano però i tifosi ospiti, trasferta vietata ai residenti in Lombardia. La partita è iniziata e promette subito bene, Piero Vittieri. Promette molto bene, almeno per quanto riguarda l'Atalanta, che alla prima occasione utile ha orchestrato questa verticalizzazione improvvisa. Miranchuk è stato bravo ad allargarsi partendo da posizione centrale, leggermente sulla destra, a tenersi dietro Juan Jesus che ha provato a rimontare, poi il piattone destro che è andato ad incocciare il palo. Meret sembrava aver chiuso bene, ma Miranchuk è riuscito a mettere il pallone proprio tra il palo e il portiere. Il peccato per lui è stato che poi lo ha colpito il palo. Eh sì, è stato colto in controtempo, perché il tiro non era certo irresistibile, anzi sembrava quasi destinato sul fondo. Meret lo ha fatto come passare, lo ha salvato il palo. Adesso ci prova il Napoli, Anghissà in profondità per Osimhen che neanche scatta, la presa della portiere Carnesecchi, tra i tanti duelli di questa partita anche quello tra i portieri in chiave azzurra, Meret e Carnesecchi, che sono due dei portieri alle spalle di Gigio Donnarumma, titolarissimo della nostra nazionale. Recupera palla ancora il Napoli con il tocco per Lobotka, cerchio di centrocampo, Lobotka lo scarico per Rachmani ancora sulla destra dove c'è il capitano Di Lorenzo, pallone servito in avanti, non riesce a chiudersi il triangolo del Napoli, c'è anche una fallo in attacco e quindi un calcio di punizione in favore dell'Atalanta all'interno della metà campo dei bergamaschi, il tocco per il capitano Deron scarica ancora a sinistra dove si fa trovare pronto Kolasinac per Zappacosta, come sempre può essere impiegato o a destra o a sinistra, a destra si rivede l'olandese Ateburo che in questa stagione ha giocato poco per via di un infortunio che insomma ha creato fastidi a uno dei tanti olandesi nella formazione bergamasca. C'è adesso la rimessa con le mani che verrà battuta proprio da Zappacosta, siamo appena dentro la metà campo del Napoli, Zappacosta che va a servire per il controllo di Scamacca ancora per Zappacosta, ricordiamo che gli impegni delle nazionali hanno avuto un po' di segni visto che Kvaratskhelia non va in panchina, abbiamo detto Calzona è tornato
dopo aver diretto la Slovacchia, anche nell'Atalanta con Miners c'è, ma va in panchina, così come Lukoman, quindi insomma non al meglio. Evidentemente Gasperini sa che l'Atalanta sarà impegnata in gare ravvicinate, la prossima settimana semifinale di andata di Coppa Italia con la Fiorentina, poi addirittura trasferta di Europa League a Liverpool, insomma tanti impegni ravvicinati per una squadra che ha giocato l'ultima partita ufficiale proprio in Europa League contro lo Sporting Lisbona, poi per il motivo più volte ricordato, ossia dell'improvvisa scomparsa di Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, l'ultimo turno l'Atalanta non è scesa in campo. Un ciclo terribile quello che attende i bergamaschi, saranno 9 partite in 26 giorni a partire da oggi, il doppio confronto di Coppa Italia con la Fiorentina e quello nei quarti di Europa League con Liverpool che ricordavi, poi le 5 gare di Serie A, Napoli, poi Cagliari, Verona, Monza ed Empoli, e dunque è giusto anche che Gasperini mandi in campo chi è più in forma, ricordiamo anche l'assenza di Charles de Ketelaere. Eh sì, che anche lui non ha il meglio dopo gli impegni con la sua nazionale il Belgio. Atebeur non riesce a far filtrare il pallone, chiedono un fallo di mano quelli del Napoli, per l'arbitro non c'è, quindi la rimessa con le mani è in a favore dell'Atalanta proprio davanti a un Giampiero Gasperini, finora silenzioso con le braccia concerte, in tuta invece Francesco Calzone, il tecnico del Napoli, il terzo della stagione, subentrato a Walter Mazzarri che a sua volta era subentrato a Rudy Garcia. Tra l'altro la prima di Mazzarri fu proprio nella gara di andata Atalanta a Napoli, con una vittoria del Napoli per 2-1 in casa dell'Atalanta, parliamo lo scorso mese di novembre, e quindi esattamente il 25 novembre, insomma fu una gran bella prestazione del Napoli che faceva pensare a un gran ritorno di Walter Mazzarri, in realtà poi le cose non sono andate come speravano i tifosi e la società, Mazzarri è stato sorellato. Eh sì, in quell'occasione segnò proprio Kvaratskhelia, poi il pareggio provvisorio di Lukman, nella rete decisiva di Elmas su assist di Osimhen, sembra passata un'era geologica, non è andata bene l'esperienza di Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli, quella è stata forse, è stato forse l'unico acuto, poi di lì in poi, complice anche un calendario che all'inizio dell'esperienza di Mazzarri fu piuttosto complicato con le sfide ravvicinate con Inter e Juventus, di lì in poi il Napoli non è riuscito a svoltare, tutt'altro. E in mezzo c'era anche, come ricorderete, la Champions League con il Real Madrid, insomma non fortunato da quel punto di vista, era oltre 4 mesi fa, c'è un altro allenatore sulla panchina del Napoli, tra l'altro il gol vincente, come ricordava Piero Vitiello, fu segnato dal Macedone Elmas che poi a gennaio ha lasciato Napoli. È così, poi adesso parlando degli assenti mi viene in mente anche un'altra cosa, facevi riferimento a Kvaratskhelia, ricordiamo sempre in tema di precedenti con l'Atalanta, l'anno scorso il gol che realizzò il georgiano fu nominato il più bello di tutta la stagione di Serie A, in questa partita, in questo stadio. E oggi, come più volte detto, Kvaratskhelia non va neanche in panchina, poi nella prima pausa vi daremo anche la composizione delle panchine. Un altro giocatore dell'Atalanta che ha lasciato a gennaio è Luis Muriel, che ha scelto disputare gli ultimi anni di carriera nel torneo degli Stati Uniti. Ancora Napoli, pallone al centro, amministra Pasalic che allontana, prova a risalire l'Atalanta con il tentativo di scatto di Scamacca, rabbia per lui per non essere stato convocato nella trasferta statunitense della nostra nazionale da Luciano Spalletti, addirittura si è fatto il suo nome un po' sottovoce sul riferimento di Spalletti ai giocatori che facevano notte con la PlayStation, insomma diciamo che non è uscito bene, però il giocatore ha talento, è un attaccante chiaramente che è sotto osservazione dal gruppo azzurro, sta a lui cercare di far cambiare idea tra virgolette a Luciano Spalletti a proposito di ex, anche perché nel suo ruolo c'è l'Italia che sconta un po' di assenze, no? Non è stato ancora ben individuato il numero 9 che potrebbe fare il bene della nazionale italiana che andrà a difendere il titolo europeo a breve. C'è Zappacosta per l'Atalanta che spinge sulla sinistra, arriva in sovrapposizione Kolasinac, il giocatore bosniaco arriva sulla pallone, il controcross dall'altra parte troppo alto per tutti, si impegna a inseguire palla ancora Atebeur che la tiene in gioco, il tocco poi ancora all'indietro per Deron fa viaggiare ancora per Scalvini centralmente per Yen, giocatore che non c'era nella gara di andata visto che è stato il primo acquisto del mercato di gennaio in assoluto, appena aperto il mercato si è presentato a Zingonia proveniente dalla Verona, difensore centrale svedese, ancora il pallone conquistato dalla Napoli, il tocco sulla destra per Politano che fa carambolare il pallone sui piedi di un giocatore
e l'Atalanta guadagna una palla laterale. Adesso sentiamo con l'assistenza tecnica dei nostri Vincenzo Mercadanti, Alessio Pollice, l'urlo del Diego Armando Maradona, perché l'incitamento per il Napoli alla rincorsa di un piazzamento Champions, e questo è praticamente uno scontro diretto, perché l'Atalanta in classifica precede il Napoli di 2 punti, seppur con una partita in meno, quella da recuperare con la Fiorentina, però vincendo il Napoli si metterebbe avanti. È assolutamente uno spareggio Champions, o quantomeno per rimanere in scia alle squadre che in questo momento occupano le posizioni che garantirebbero la qualificazione alla massima competizione continentale. In questo momento né il Napoli né l'Atalanta occupano quelle posizioni, se vogliamo conteggiare anche il 5º posto, che quest'anno è molto probabile che garantisca la qualificazione in Champions. Oggi però non vincere, in particolar modo per il Napoli, che come ricordavi giustamente tu, Giuseppe Pisantis, ha una partita in più, sarebbe assolutamente deleterio, probabilmente di altre occasioni non ce ne sarebbe. Riparte il Napoli, c'era stato un piccolo problema fisico per Politano, che adesso comunque sta sistemando lo scarpino ed è pronto a rientrare in campo, o meglio sarebbe già in campo, si sta allacciando lo scarpino proprio sulla linea della falla laterale ed è già pronto a chiedere il pallone. Ancora Rachmani, la battuta lunga e il tentativo di scatto proprio di Politano, che riesce a precedere Kolasinac, arrivare all'indietro per Anguissà, per Traoré, che si avvicina ancora sulla destra, il cambio di gioco, il pallone che arriva a Mario Rui, il portoghese carica al sinistro, poi vuole effettuare una cross ma incoccia nella schiena di Atebur, recupera palla Yen per l'Atalanta, il tocco è ancora centrale, recupera palla Juan Jesus per il Napoli, il tocco è per Lobotka ancora per Anguissà, sempre per Lobotka che tiene il pallone, poi lo va a servire a destra ancora per Matteo Politano va a cercare Anguissà e lo trova, il giocatore della Camerun si trova adesso sulla tre quarti campo, palla ancora per Politano, Atalanta che chiude tutti gli spazi, Politano prova allora ad accentrarsi, si fa vedere, riceve a sinistra Mario Rui che avanza sui 25 metri, Mario Rui ha di fronte a sé un giocatore, Scalvini va a servire centralmente ancora per Traoré che prova a entrare in aria, subito un avversario ma non Yen che gli va a prendere il pallone, può ripartire l'Atalanta ma chiude ancora il Napoli e può ripartire ancora con Traoré, lo scarico per Anguissà va a chiudere il Atalanta, gli spazi per il Napoli nel tentativo di calciare ancora Napoli, però con Mario Rui avanza metri nella metà campo dell'Atalanta, la formazione azzurra questa sera in maglia bianca con calzoncini e calzettoni blu scuri, una delle divise adottate dalla Napoli in questa stagione. Ancora palla per Politano all'indietro per Anguissà, cerchio di centrocampo, va a dare all'indietro per Juan Jesus, il giocatore di cui si è parlato di più al pari di Acerbi per la vicenda più volte ricordata di un presunto insulto razzista da parte di Acerbi nei confronti di Juan Jesus oggi schierato a titolare, professionista ovviamente, cercherà di mettersi tutto alle spalle per questa partita. Assolutamente, lo ha già fatto nel corso anche della partita con l'Inter andando a realizzare il gol del pareggio. Hai fatto bene a sottolineare la specialità della maglia bianca del Napoli oggi, perché è un debutto assoluto, nel senso che non è la maglia bianca tradizionale, quella intesa come seconda divisa, ma una maglia che è stata presentata proprio in settimana, una della serie speciali, perché il Napoli ha puntato molto sul marketing quest'anno, ha degli inserti color panna, un omaggio al porto di Napoli e al mare di Napoli. È uno dei simboli ovviamente di questa meravigliosa città. C'è adesso la rimessa con le mani che viene battuta da Mario Rui prova ad andare via, Traoré agganciato, si lamenta il giocatore ivoriano, il pallone però viene rilanciato ancora in avanti da Carnesecchi, completo arancione per lui, molto mobile comunque Traoré, è arrivato a gennaio, piano piano si è inserito negli schemi del Napoli, vuole farsi vedere, ha preso il posto di Zielinski di fatto, anche perché su di lui si può puntare, il futuro di Zielinski lo sappiamo tutti e avrà la maglia nera azzurra dell'Inter. Traoré invece vuole mettersi in mostra, anche perché c'è un prestito che il Napoli potrebbe riscattare, base da 25 milioni che dovrebbero essere corrisposti al Bournemouth, il Napoli vorrebbe tentare di ottenere uno sconto. Tanto il Napoli si va a guadagnare il primo calcio d'angolo della sua partita, quindi pareggiando il conto, il primo dell'Atalanta lo ricorderete subito dopo il palo colto da Miranchuk, abbiamo superato il quarto d'ora, che lo stadio Diego Armando Maradona ed è sempre 0-0 tra Napoli e Atalanta. Ricordiamo che è la prima partita della 30ª giornata del campionato di Serie A, turno pasquale, con 5 partite il giorno prima di Pasqua e 5 il giorno poi dopo di Pasqua, lunedì dell'angelo, Pasquetta, domani invece non si gioca. Calcio d'angolo per la formazione partenopea, paglia di destra, porta a sinistra, battuto non benissimo, allontana la difesa dell'Atalanta ma recupera però ancora il Napoli, pronto a effettuare il controcross, pallone in aria, colpo di testa a liberare un po' in
in affanno la difesa dell'Atalanta nel tentativo di liberare questi palloni, o meglio non riesce proprio a liberarli, perché la Napoli rimane sempre in fase d'attacco e la cross ancora una colpo in testa. E beh, qui insomma una difesa composta anche da giocatori esperti come l'Atalanta, sì, la mette in faro laterale, però insomma sono stati tutti cross, quelli del Napoli, abbastanza prevedibili, abbastanza leggibili. È andato una poi in affanno l'Atalanta, commenteremo subito dopo, perché Osimhen si va a guadagnare una bella pallone, anche una bel calcio d'angolo, grande stoppo volante, poi aggredito, si guadagna angolo e fa il massimo che poteva fare. Un gran numero veramente riuscito nello spazio veramente di un fazzoletto a stoppare il pallone e effettuare un sombrero ai danni di Atebur, buon per il difensore dell'Atalanta che poi si è arrivata la chiusura da parte di un compagno. Si porta avanti nel racconto dei corner il Napoli, secondo angolo a uno, la bandierina è quella di sinistra, la porta è quella alla nostra sinistra, verso dove attacca il Napoli, battuto questa volta corto, ancora per Politano, Politano, c'è anche Raspadori, Politano, Politano entra in area di rigore, Politano tiene un po' troppo palla, poi però riesce a gestirla, a darla all'indietro, ancora per Mario Rui, il cross non è perfetto, l'Atalanta prova a ripartire, ma davvero l'Atalanta non riesce a disimpegnare, Osimhen di testa, ma in pratica è un appoggio per il portiere Carnesecchi, difesa dell'Atalanta assolutamente in affanno. Sì, sta andando in affanno in particolar modo sugli sviluppi di questi corner, in questo caso è stato bravo Juan Jesus a rimanere all'interno dell'area di rigore, quando il pallone gli è carambolato a seguito di un tentativo affannoso di respinta dell'Atalanta, l'ha rimessa in mezzo, Osimhen è riuscito ad anticipare anche in questo caso Atebur, però il colpo di testa è stato troppo debole, nessun problema per Carnesecchi. Rigore a palla il Napoli, che adesso dopo la grande paura iniziale, il palo pieno colto da Miranchuk dopo poco più di un minuto, sta decisamente facendo la partita, ancora il controllo da parte di Lorenzo, anche Sala svirgola, Politano rischia di perderla, Zappacosta chiede il fallo in suo favore, ma l'ultimo tocco è stato invece il suo, quindi la rimessa con le mani era Kolasin, anche il giocatore è entrato nell'azione, la rimessa con le mani viene assegnata proprio al Napoli, si incarica della battuta dalla destra di Lorenzo, il tocco per Rachmani che fa proseguire ancora per il portiere Meret, completo scuro per lui, anche lui di rientro dalla trasferta statunitense della nazionale, palla per Osimhen, l'anticipo netto di Yen, il pallone che però viene tenuto in campo da Traoré, che dimostra di avere delle grandi doti tecniche, perché non era facile a gestire questo pallone che spioveva, lo ha in pratica fermato sul collo del piede. Sì, davvero un bel gesto tecnico, sottolineato anche dagli applausi del pubblico del Maradona, un campanile, veramente sembrava voler toccare il cielo quel pallone, quando è sceso lo ha incollato al terreno e poi l'ha rigiocato all'indietro per la difesa. Ancora Napoli con Osimhen, lo prova a spingere fuori dall'area di rigore Yen, Osimhen arriva sul pallone ma è costretto appunto a uscire, il cross Yen che intercetta, recupera l'Atalanta, tiene in campo ancora per Napoli, Osimhen però erano fuori gioco, si è alzata la bandierina del secondo assistente di Pairetto, ossia Garzelli, che ha visto la posizione di fuori gioco di Osimhen di rientro, tra l'altro parlavamo di duelli, per ora è in panchina l'altro attaccante della nazionale nigeriana Lukman, che in nazionale appunto fa coppia con Vitor Osimhen. È così, va a lanciare il pallone allontanato, ancora Atalanta che rimane però in fase di attacco, davvero qui il vento poteva creare problemi alla difesa del Napoli, perché l'abbiamo proprio percepito dalla nostra postazione, la traiettoria che cambiava completamente direzione, ancora però l'Atalanta con Ederson, il tocco all'indietro per Deron, Deron la conclusione, troppo sotto la pallone, palla sulla fonda, abbiamo proprio visto Piero Vitiello, quel pallone che ha una traiettoria strana, e Meret che ha fatto correre un brivido ai suoi tifosi, però diciamo che è stato un po' ingannato più che altro dal vento, non è che avesse scelto male il tempo dell'uscita. Assolutamente, anzi è risultato per essere decisivo quell'intervento, perché ha calcolato la traiettoria, quel pallone è stato spostato, ci ha messo comunque la mano, dietro di lui stava arrivando, se non sbaglio Ederson, sarebbe stato un colpo di testa a porta vuota in pratica. Attenzione ancora Atalanta, attacco qua da parte di Scamacca che non viene recepito dai suoi compagni, attenzione perché abbiamo visto lo staff medico del Napoli pronto a entrare in campo, ma non vediamo giocatori in difficoltà, vediamo invece uno Osimhen che cerca di proteggere il pallone, cerca di servire Raspadori, c'è l'uscita a terra da parte di Carnesecchi, sì ci sono medico e massaggiatore che attendono un cenno dell'arbitro, però sinceramente non vediamo giocatori del Napoli in difficoltà, a meno che non si tratta ancora di quel intervento sulla caviglia di Atebur su Mario Rui. Guardavano la linea difensiva, quindi è sicuramente uno tra i quattro difensori del Napoli, poco fa c'era stato un problema anche per Di Lorenzo sulla linea laterale, ma immagino fosse soltanto un problema con gli scarpini, quindi probabilmente si tratta proprio di Mario Rui. Palla che è uscita, ultimo tocco da parte di Raspadori e quindi la rimessa con le mani è in favore del Napoli, con dell'Atalanta, con Atebur, Deron, Ederson per Scamacca.
Scamacca, prova a liberarsi Scamacca, cerca di far proseguire Pasalic, la chiusura ottima da parte di Juan Jesus, poi ancora una volta Osimhen anticipato da un retropassaggio volante di Kolasinac per Carnesecchi che stoppa con il petto, ancora Kolasinac, ancora Carnesecchi all'altezza del disco del rigore, Carnesecchi fa proseguire per Scalvini sulla destra, Scalvini ancora il tocco all'indietro dove si è abbassato Atebeur, la battuta lunga, il pallone che viene poi rilanciato in avanti, ancora un colpo di testa tentato da Miranchuk, recupera palla Lobotka, il tocco per Juan Jesus, Juan Jesus ancora all'indietro per Rachmani, Rachmani per Anghissà, Anghissà per Di Lorenzo che stoppa il pallone, si porta nella metà campo dell'Atalanta, ancora palla per Anghissà che rude l'intervento, lancia ancora Di Lorenzo, grande idea e gran lavoro di Anghissà, non se lo aspettava Di Lorenzo che non aggancia, ma davvero Anghissà con questo movimento ha letteralmente mandato a gambe all'aria Pasalic. Una finta con il corpo che ha concesso in pratica di ottenere quel metro per poter effettuare il passaggio. Attenzione Atalanta perché c'è Atebur che fugge via sulla destra, Atebur sta per entrare di rigore, tocca indietro per Verona che calcia con troppa velocità, qui si arrabbia Gasperini perché l'Atalanta era in superiorità numerica e avrebbe potuto ragionare e concretizzarla meglio questa azione. Verona è andato invece a calciare di prima intenzione, il Napoli ha recuperato e siamo già dall'altra parte con il solito Traoré che qua sbaglia tutto e mette il pallone addirittura in fallo laterale nei pressi della bandierina del corner. Qui l'Atalanta secondo me non ha sfruttato una situazione che poteva dare buoni frutti e poi si è allungata, quindi ha concesso al Napoli la possibilità di ripartire. Traoré in questo caso ha sbagliato due volte, la prima quando ha provato a servire Raspadori che era vicino a lui con un tunnel improbabile, poi aveva avuto la fortuna di ricevere di nuovo il pallone tra i piedi a causa di un rimpallo, la seconda apertura, quella dall'altro lato a cercare Politano, era assolutamente sballata, anche perché Politano stava facendo il contromovimento, ma comunque non ci sarebbe mai arrivato, pallone abbondantemente fuori. Ripartita l'Atalanta con Pasalic che va a servire Ederson tutta a sinistra dove si fa trovare pronto ancora per la formazione atalantina, Zappacosta che si ferma, poi effettua una cross dall'altra parte, il colpo di testa diventa una sponda, altro colpo in testa, rimane lì Atalanta, palla in aria, c'è il vantaggio da parte della formazione atalantina con il gol messo a segno, mi passo proprio da Miranchuk, il giocatore che aveva colpito il palo, difesa del Napoli poco reattiva e al 25esimo minuto si sblocca la partita del Maradona. Napoli 0, Atalanta 1, gol da meno di un metro di Miranchuk. Una dormita colossale della difesa del Napoli con questo pallone che era in aria, in pratica in aria, occhio, non in area, con una serie di colpi di testa dell'Atalanta con il Napoli che i difensori del Napoli che sembravano incantati a guardare come finisse l'azione. Eravamo nell'area piccola, Meretto non è uscito, i difensori si sono fermati e a un certo punto Miranchuk si è trovato il pallone tra i piedi dopo l'ennesima torre da parte di Scamacca, se non vado errato, e a 0 metri dalla porta non ha avuto problemi ad insaccare. Allora c'è una protesta da parte dei giocatori del Napoli, però abbiamo visto platealmente Pairetto prendere il pallone, indicare il centro del campo, anche se adesso si sta dirigendo verso il bordo campo, vedremo se ci sarà pallone sgonfio, ecco questo è il motivo, il Napoli diceva che il pallone era sgonfio, però insomma a questo punto dovevano fermare il gioco prima perché insomma se si giocava, se la palla era in gioco è difficile dire che il pallone si è sgonfiato prima o dopo oppure che non fosse regolare, sta spiegando Pairetto alla panchina del Napoli che protestava, arriva un altro pallone nel calcio del 2024, Piero Vitiello, succede anche questo assolutamente, poi Calzona stava cercando spiegazioni dall'arbitro anche per una presunta spinta, ha fatto proprio il gesto così con le mani a dire siamo stati spinti, forse si riferiva a una di quelle occasioni in cui l'Atalanta è riuscita a colpire di testa 2-3 volte all'interno dell'area di rigore senza che nessuno del Napoli si opponesse in questo gioco aereo, penso che Calzona se la debba prendere con i propri giocatori. Eh sì, la palla è rimasta troppo in aria, sinceramente bisognava che ci fosse più reattività da parte della difesa, forse anche da parte del portiere, tante torri, ma siamo già dall'altra parte con Mario Rui, limite dell'aria, effettua una cross che scavalca tutti e termina sul fondo, tante torri, l'ultima sì, hai visto?
visto bene, di Scamacca, e poi si è trovato dentro l'area piccola, ripeto, credo fosse un metro se non qualche centimetro in più dalla linea fatidica, l'ha messa Miranchuk, che ha segnato il gol del vantaggio, lo stesso Miranchuk, attaccante russo, che aveva preso la palla dopo appena un minuto. È sicuramente quello più in forma in questo momento nel reparto d'attacco dell'Atalanta, non a caso la scelta di Gasperini di premiarlo dall'inizio e di preferirlo anche a chi come Cop Miners sicuramente ha dei problemi fisici, ma quest'anno sta dimostrando di essere più che una garanzia. Miranchuk, dopo un inizio un po' in sordina, si è guadagnato la fiducia da parte di Gasperini, che lo conosceva già da un paio di anni fa, l'anno scorso il prestito al Torino, quest'anno Miranchuk è davvero una garanzia anche lui, un'arma in più per questa Atalanta, soprattutto in questo momento del campionato con l'Atalanta che è impegnata su diversi fronti. Là davanti di qualità ce n'è tanto. Una buona partita da parte di entrambe, anche il Napoli aveva provato a chiudere l'Atalanta nella propria area di rigore, ma adesso si trova sotto, e quindi quando siamo arrivati a 28 minuti e mezzo nel corso del primo tempo, Napoli 0 Atalanta 1, attenzione Osimhen, il duello con Yen che sarà una delle chiavi di questa partita, perché credo che le indicazioni che Gasperini ha dato al centrale svedese, ha detto appena la palla arriva lì vai addosso. Sta facendo ottima guardia Yen su Osimhen in questa prima mezz'ora circa di gioco il nigeriano. Non ha avuto ancora un lancio di Anghissà per Osimhen, non si alza la bandierina, mischia Parosa in aria, vedremo se sarà la solita disposizione, bandierina che resta giù, e quindi l'azione clamorosa, mi era parso Osimhen scattare in effetti in posizione irregolare, ma la bandierina resta giù, in quel caso chiaramente fosse stato gol ci sarebbe stato un intervento VAR, ma il guardialine di sinistra Garzelli ha lasciato proseguire, resta una grossa occasione per il Napoli. Sì, la prima grande occasione per il Napoli, una bella imbucata per Osimhen, pallone forse leggermente lungo, si è dovuto allungare anche lui con la punta, è riuscito a colpire il pallone, ma Carnesecchi era in uscita bassa, quasi alla disperata, gli ha ostacolato, gli ha chiuso la visuale, poi sulla respinta dello stesso Carnesecchi, pallone che viaggiava in area di rigore senza padroni, con Carnesecchi fuori gioco, Politano era lì vicino, avrebbe potuto colpire a porta vuota, ma non è arrivato per questione di centimetri. Davvero è servito poco, poi non sappiamo se ci sarebbe stato un intervento VAR, sta di fatto che se il guardialine ha tenuto basso, nella storia della partita questa occasione limpida doppia direi per il Napoli rimane e ci sta a tutto. L'Atalanta comunque rimane in avvantaggio quando scocca la mezz'ora nel corso del primo tempo, il gol 5 minuti fa messo a segno da Miranchuk per l'1-0 in favore dell'Atalanta, ed è proprio l'Atalanta che va a effettuare una rimessa con le mani e se ne incarica Deron, il pallone che arriva dalle parti di Atebur, recuperato dalla Napoli ancora con Osimhen, che comunque davvero la tua impressione mi sembra quella corretta, mi sembra che il giocatore nigeriano che ha avuto l'opportunità di allenarsi durante la sosta qui a Castel Volturno sia dal punto di vista della condizione in situazione molto molto buona. Molto tonico e aggressivo come da tempo il Napoli non lo ricordava, Osimhen sembrava un po' spento dopo la Coppa d'Africa, pur essendo riuscito a segnare una serie di gol proprio all'inizio dell'esperienza di Calzona, ricorderai la tripletta al Sassuolo, non sembrava comunque quell'Osimhen capace di trascinare la squadra. Ricordiamo che insomma è stato già annunciato più volte che sono le ultime partite di Osimhen con la maglia del Napoli, a fine stagione andrà via, ma ancora Atalanta, area di rigore, l'uscita di Meretta, ancora Atalanta, la porta è vuota, va a recuperare il Napoli, ancora una serie di conclusioni, ci prova Ederson e la pallone che termina autonoma traversa, azione simile a quella precedente di Osimhen, difesa del Napoli che si è aperta, si è inserito Pasalic coraggiosissimo, Meretta a tuffarsi sui piedi del croato a respingere, l'azione è rimasta lì, ci ha provato Ederson, ci ha provato Zappacosta, palla sul fondo, ma che rischio per il Napoli. E che rischio anche per Meretta, che dal punto di vista della propria incolumità, perché veramente è stata un'uscita alla disperata, è riuscito a mettere il corpo, le braccia, non sappiamo bene con quale parte l'abbia presa, ma Pasalic era davvero da solo davanti a lui, e poi sulla ribattuta ancora un giocatore dell'Atalanta in possesso del pallone e Meret che si trovava ancora a terra è riuscito a lanciarsi ancora una volta e a toccare quel pallone, il giusto quanto bastava per allontanare.
allontanarlo dalla disponibilità dei bergamaschi. Il rilancio da parte di Meret quindi ha sventato l'opportunità per l'Atalanta addirittura di portarsi sul 2-0. Buona comunque la prestazione dell'Atalanta. Il tocco sulla destra ancora per Scalvini che fa proseguire Pasalic per l'autore del gol Miranchuk, anticipato, subentra De Ron. Il tocco all'indietro ancora per Scalvini che è davvero col goniometro, va a pescare a sinistra Zappa Costa che prova a spingere a spazio, va all'1-2 con Ederson che la mette ancora in aria per Scamacca che si va a guadagnare il calcio d'angolo del pareggio 2-2 nel conto de corner tra Napoli e Atalanta. Ma ribadiamo che quando siamo arrivati al 33esimo minuto qui allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, l'Atalanta è in avvantaggio sul Napoli per una rete a 0. Ribadiamo al 25esimo il gol di Miranchuk, bandierina di sinistra, porta la nostra destra per questo calcio d'angolo per l'Atalanta che va battuto da De Ron. In aria le 5 maglie rosse dell'Atalanta che diventano 6 sul primo palo, va a svettare e a liberare per il Napoli Di Lorenzo, il pallone che però viene inseguito e recuperato dallo stesso De Ron che poi va ancora nel cerchio di centrocampo a impostare la manovra ancora con un lancio lungo a cercare sulla sinistra il tentativo di controllo, la chiusura del Napoli ancora con Di Lorenzo che tiene il pallone, si abbassa Lobotka che poi lascia sfilare la palla dalle parti di Meret, completo scuro per lui, si accinge a far rilanciare l'azione del Napoli. Sì, c'è stata la reazione del Napoli con quell'occasione per Osimhen, ma l'Atalanta chiude bene gli spazi adesso. Molto meglio l'Atalanta in questi primi 34 minuti di gioco rispetto al Napoli che va un po' per folate. L'Atalanta molto ben organizzata dell'occasione all'inizio per Miranchuk, vi avevamo raccontato, poi il gol, poi anche quella smanacciata di Meret, la doppia uscita di Meret, diciamo che le occasioni più importanti le hanno create sicuramente gli ospiti. E così ricordiamo pure appunto come facevi tu il palo di Miranchuk dopo poco più di un minuto. Qua però l'Atalanta sbaglia in impostazione regalando palla al Napoli, ancora Lobotka per Anghissà per Traoré che adesso si è accentrato, Di Lorenzo che arriva dalla propria metà campo, va ad occupare la metà campo avversaria, serve Traoré adesso quasi nel ruolo di trequartista, il tocco sulla sinistra per Mario Rui, lo stop di Mario Rui, ha di fronte a sé a Tebur, va a servire lateralmente Lobotka ha di fronte a sé Pasalic, ancora il tocco laterale per Rachmani che riceve da Juan Jesus, va a provare ancora per Politano, il tocco, l'inserimento da parte del fantasista azzurro, il cambio di gioco di Politano, rimbalza, non ce la può fare Mario Rui, no, la tiene in campo, no, era uscita, mi era sembrato davvero molto difficile perché era un rimbalzo alto, però Mario Rui ci ha provato fino alla fine, l'ha rimessa al centro ma la palla era uscita come segnalato dalla guardialina Garzelli e siamo arrivati al 35esimo minuto nel corso del primo tempo, Napoli 0 Atalanta 1. E possiamo dire, Giuseppe Bisantis, che fino a questo momento si sta sentendo l'assenza di Kvyat Kvaratskhelia, visto che Raspadori, che sta giocando al suo posto qui sulla sinistra, non ha quelle caratteristiche, non ha lo spunto, non riesce, almeno fino a questo momento, a creare la superiorità numerica. Molte occasioni del Napoli spesso nascono dagli uno contro uno del Georgiano. Qui a Tebura ha fatto una bella sponda per Miranchuk, buona l'idea di Miranchuk, meno buona l'esecuzione perché con un pallonetto ha scavalcato Juan Jesus, però poi è stato un pallonetto fine a se stesso perché Miranchuk è rimasto fermo e quindi il pallone è terminato docile tra le braccia di Meret. Può ripartire il Napoli con Mario Rui che va allo scambio, ancora Juan Jesus che fa scorrere il pallone all'indietro per Alex Meret che arriva fino al limite dell'area di rigore, poi batte lungo con il sinistro a cercare come sempre Osimhen, spinta mestiere da parte di Yen ma regolare, ancora il pallone che arriva da Tebur all'indietro, qua rischia l'errore, c'è la chiusura di Kolasinac che evita che il pallone possa terminare dalle parti di Politano, ancora l'esterno dell'Atalanta con Tebur che la tiene in campo, prova a passare in mezzo a due ma gliela prende addirittura Raspadori e quindi può ripartire il Napoli con Mario Rui a un passo da Giampiero Gasperini, lancio profondo, accenna all'uscita Carne Secchi, ancora una volta Yen con mestiere, diceva anche i complimenti, un mezzo abbraccio da Carne Secchi, lo svedese finora impeccabile, sta giganteggiando assolutamente, non solo perché riesce a tenere a bada Osimhen ma anche perché chiude su tutti gli altri, in questo caso era Politano ad aver cambiato lato il fronte offensivo, ha provato in velocità ad andare via, Yen ha messo il fisico davanti e per Politano non c'è stata la possibilità di toccare il pallone. Riparte la formazione bergamasca con Ederson, il cambio di gioco per Atebur, lo stop di piatto di Atebur, buona comunque la partita anche di Hans Atebur, il tocco per il tentativo
tentativo di Miranchuk di destreggiarsi, gli prendono il pallone, ancora Osimhen che sbaglia però l'assist per Politano, il break di Kolasinac, ma attenzione, l'arbitro ha visto un fallo e va addirittura a sanzionare con un giallo proprio all'indirizzo di Yen, se non ho visto male, che è andato a commettere fallo ai danni di Osimhen nel cerchio di centrocampo. Pairetto ha estratto il cartellino giallo, protestano quelli dell'Atalanta più che altro per la sanzione che viene inflitta al giocatore svedese, finora implacabile ai danni di Osimhen. Va a discutere anche Osimhen con l'arbitro, però insomma credo che il cartellino giallo in questa occasione possa bastare. Palla a centrocampo, calcio di punizione, tra l'altro viene dato all'Atalanta la punizione, quindi a questo punto può essere che l'abolito sia per proteste Osimhen, quindi non viene, perché in effetti non mi era parso un fallo così grave da cartellino giallo. Credo che Osimhen abbia protestato e si è preso un giallo. E infatti era sembrata molto più plateale la protesta di Osimhen che non l'intervento che l'aveva generata, anche perché l'intervento non era stato fischiato dall'arbitro. Ha sorpreso un po' tutti questa decisione, perché mentre il pallone era ancora in gioco l'arbitro ha deciso di fermare tutto e di andare a ammonire qualcuno di imprecisato. A questo punto ci sentiamo di dire che si trattava proprio di Victor Osimhen. E se è l'unico che ha protestato, quindi era lui nel centro dell'azione, quindi non ci sono altre possibilità. E quindi il primo giallo della partita va per il bomber del Napoli, Victor Osimhen, quando il cronometro segna quasi 39 minuti nel corso del primo tempo e l'Atalanta in avvantaggio qui a Napoli per una rete a zero grazie al gol messo a segno al 25esimo da Miranchuk. Raspadori per il Napoli, recupera il pallone, il cambio di gioco dall'altra parte, niente Di Lorenzo, credo che abbia battezzato male la traiettoria del pallone, adesso c'è qualche fischio forse all'indirizzo un po' generosi di Giacomo Raspadori, anche lui rientrato dalla spedizione azzurra, perché forse non c'è molto sole, anche se è un pomeriggio dal punto di vista climatico primaverile, 22 gradi, cielo velato, però credo che sia stato in qualche modo abbaiato Di Lorenzo, perché a un certo punto proprio ha desistito ad andare incontro al pallone. Sì, evidentemente sì, poi il pallone di Raspadori va detto che non era precisissimo, molto falloso dal punto di vista tecnico il giocatore della nazionale italiana, che come detto non sembra la miglior versione possibile, oltretutto lui paga anche un po', no, questa difficoltà. Meretta, adesso sempre Miranchuk va a commettere fallo, calcio di punizione in favore del Napoli, battuta all'indietro per il portiere Meret che allarga il gioco per Di Lorenzo e si in effetti mette la mano verso il pallone, ci deve essere il sole, beh, delle partite delle 12.30, sole abbastanza basso e quindi qualche inganno può averlo. Ricordiamo che da domani ritorna l'ora legale e quindi insomma sarà anche diverso il tipo di partita tra 12.30, 15.18 e così via. Comunque qualche problema di controllo per Di Lorenzo. È sicuramente così, Di Lorenzo che anche in questo caso ha provato a mettere il pallone giù. È un Di Lorenzo che non sta oltretutto spingendo come è solito fare quest'anno, sta avendo qualche problema in più, adesso gioca anche un po' più abbottonato, è Mario Rui che ha maggiormente compiti di spinta, ma il capitano del Napoli in questo caso complice probabilmente anche chi da quel lato spesso va a giocare, ossia Scamacca in questo caso, ha deciso di rimanere un po' più indietro e in ogni caso non emerge neanche il capitano del Napoli all'interno di un pomeriggio piuttosto grigio dal punto di vista dell'iniziativa da parte del Napoli. Di Lorenzo che arriva sulla destra, va allo scarico per Politano, ancora Di Lorenzo rientra sul destro, palla per Politano che invece se lo porta sul sinistro, Politano è costretto ad accentrarsi sulla traiettoria Traoré che forse intercetta un pallone che era destinato a Mario Rui e quindi si perde un tempo di gioco nella manovra del Napoli, ancora il tocco laterale per Juan Jesus che è costretto a chiamare in causa Meret, adesso qualche fischio da parte del pubblico del Maradona, adesso sì si può dire quasi gremito perché vediamo davvero pochi spazi vuoti e vediamo anche tanti tifosi a torso nudo nella curva alla nostra destra, ma ancora Napoli, Mario Rui, tacco di Osimhen, ma per nessuno perché non c'erano giocatori alle spalle, con tutta calma può ripartire l'Atalanta. E questo era un pallone difficile da addomesticare, avrebbe potuto fare poco per la verità Osimhen, probabilmente lì dalle sue parti avrebbe dovuto esserci qualche suo compagno di squadra, nessuno era riuscito a seguire l'azione, Osimhen ha toccato, ha spizzato il pallone con il tacco quello giusto per liberare un compagno che però vince.
ancora lo scambio tra Tebor e Miranchuk, poi Deron che va da Ederson, Ederson che si ferma, Ederson la mette ancora per Scamacca che ogni tanto deve retrocedere per andare a prendersi i palloni, non è che ne arrivino moltissimo dalle sue parti. L'Atalanta predilige gli inserimenti dalle fasce, tipico del gioco di Giampiero Gasperini. Il pallone per Deron, Deron il tocco poi sulla destra per Atebur, Atebur ancora per Miranchuk, ancora per Deron, Deron si fa vedere Scamacca, cerca l'1-2, lo sbaglia e quindi può ripartire Napoli con questo retropassaggio per Meret che scaraventa per Osimhen, solito martello Yen che gli prende palla, forse colpisce anche Osimhen che resta a terra ma colpisce il pallone, infatti Osimhen si rialza un po' a testa bassa, ancora il Napoli ma ancora una volta Scamacca non aggancia, però si va a prendere il pallone, Miranchuk, Scamacca, Scamacca, tiro rete, il raddoppio dell'Atalanta, ha segnato Gianluca Scamacca esattamente al minuto numero 44, mazzata per il Napoli a pochi secondi dall'intervallo, è arrivato il raddoppio, Scamacca ha recuperato un gran pallone sulla tre quarti campo, anzi un po' più avanti, un pallone che era nella disponibilità di Juan Jesus che qui dobbiamo dire la verità si è un po' addormentato, era lui davanti, era lui in possesso del pallone, se l'è fatto sradicare, è andato al contatto fisico Scamacca, Juan Jesus non ha accentuato questo contatto fisico, probabilmente se avesse utilizzato un po' più di mestiere lì poteva ricavarne un fallo, invece è rimasto in piedi, ha perso il pallone, è rimasto anche fermo a protestare con l'arbitro, Scamacca ha preso la mira, Napoli, esatto, probabilmente per quel contatto lì. Sì, ecco, per quello, però vedo che se chiede il fallo lo deve far vedere meglio, probabilmente nel calcio attuale purtroppo è così, il contatto va dimostrato meglio, in questo caso l'arbitro non è intervenuto, dubito che un gol del genere possa essere annullato per quel tipo di contatto lì. Poi Scamacca è stato bravissimo a prendere la mira, cambio di pallone, beh insomma questa è una novità, no, questo viene consegnato, sì, questa è la consegna per la Lega Calcio, esatto, per i token, no, che sì, praticamente sì, si possono raccogliere i palloni per i vari tifosi, no, che possono aggiudicarsi il pallone del gol, che poi tra l'altro una volta c'era un pallone solo in campo, adesso si gioca con tantissimi palloni, viene consegnato dall'arbitro al delegato della Lega Calcio e quindi questo pallone. Invece sul primo credo che il pallone sia stato proprio allontanato perché non l'ho visto insacchettare dal delegato della Lega Calcio. Comunque 2-0 per l'Atalanta, sinceramente il 45esimo è scoccato ma non abbiamo visto la lavagna luminosa del quarto uomo, semmai è stata estratta visto che l'arbitro era impegnato a placare le proteste del Napoli, tra l'altro in mezzo si è messo anche un giocatore dell'Atalanta, ma attenzione Napoli pericolosamente in aria, la spazza via De Ron, palla in calcio d'angolo, credo che l'arbitro dice che è faro laterale, sì, il gesto plateale dell'arbitro dice che è faro laterale, credo che il minuto, infatti vediamo anche il delegato della
Grazie, doppio cambio nel Napoli, evidentemente non soddisfatto Francesco Scalzona, restano negli spogliatoi Traore e Raspadori, sono entrati Zielinski e Ngonghe. Direi, Vitiello, su Raspadori sì, prestazione non sufficiente, Traore invece il suo l'ha fatto, poi ovviamente non sappiamo se sia un discorso di condizioni fisico o tattico. È difficile pensare che sia di condizioni fisiche, considerando che lui è uno di quelli che erano rimasti a Castelvolturno a lavorare, a meno che non abbia ricevuto qualche colpo, però non c'era sembrato, sicuramente non era stato il peggiore del Napoli, non aveva brillato in maniera particolare se non per quel magnifico stop che avevamo raccontato, parecchie scelte sbagliate in fase di rifinitura, poi per ciò che riguarda Raspadori assolutamente bocciata, insufficiente la sua prova nel primo tempo. E c'è stato anche qualche fischio all'indirizzo di Jack Raspadori, si è ripreso a giocare qui al Diego Armando Maradona, con subito l'Atalanta che prova a impensierire con un tiro da fuori telefonato la parata da parte di Meret, e quindi Napoli 0 Atalanta 2, questa è la situazione con la quale si riprende dopo un minuto. Intanto bravo Osimhen a credere fino in fondo a un pallone che sembrava destinato a uscire, poi invece resta, poi fa spallate con il suo avversario praticamente, e credo che stanotte un po' Osimhen si sognerà Yen, perché gli rimane incollato ogni volta che è sul pallone. Finora sta avendo la meglio lo svedese, anche ammonito per proteste Osimhen, l'unico della partita. Allora riepiloghiamo come sono in campo le squadre: la Napoli con questa maglia biancopanna, calzoncini calzettoni blu scuri, attacca in questa ripresa da sinistra a destra rispetto alla nostra postazione in tribuna centrale, il portiere è Meret, i difensori sono Di Lorenzo, Rachmani, Juan Jesus e Mario Rui, il centrocampo adesso vede Anguissa, Lobotka e Zielinski, Zielinski subentrato a Traoré, davanti Politano, Osimhen, Ngonghe, ex Verona, e quindi ritrova Yen con il quale ha iniziato la stagione con la maglia giallo-blu scaligera, subentrato a Raspadori. Tutta rossa invece, terza maglia per l'Atalanta di Giampiero Gasperini, che è in campo con Carnesecchi in porta, con Scalvini, Yen e Kolasinac che in difesa, con Atebur, De Ron, Ederson e Zappacosta a centrocampo, con Pasalic dietro due punte che sono anche i due marcatori, ossia Miranchuk e Scamacca. Maglia gialla, calzoncini neri, calzettoni gialli per l'arbitro e i suoi collaboratori, primo arbitro Luca Pairetto di Michelino, Valerio Colarossi e Dario Garzelli, due guardialine, Matteo Gualtieri il quarto uomo, Paolo Valeri e Marco Di Bello collegati al VAR che è solamente intervenuto per confermare le decisioni dell'arbitro. Sono state delle lievi proteste in occasione dei due gol, ma insomma l'arbitro ha concesso giustamente il gol all'Atalanta. 23 gradi questo pomeriggio qui a Napoli, lo stadio è pressoché gremito, non ci sono sostenitori ospiti visto che la trasferta è vietata ai residenti in Lombardia, e adesso il Napoli dovrà cercare, ci prova in questo momento con una pallone in aria, va a terra ma non c'è niente, di trovare subito il gol Piero Vitiello per poi mettere a pressione l'Atalanta che insomma se attaccata in ammazza qualche cosa concede. Sì, adesso per la prima volta abbiamo visto un taglio in aria che non fosse di Osimhen per vie centrali, lo ha effettuato Zielinski il nuovo entrato, forse anche questa può essere una chiave tattica visto che il Napoli nel primo tempo è stato molto prevedibile. Lasciami spendere una parola anche per Zappacosta, perché nel primo tempo abbiamo raccontato di una difficoltà da parte di Lorenzo a conquistare il fondo, merito proprio del esterno sinistro dell'Atalanta che oltre a difendere e mettersi sulla linea dei tre difensori, dunque far diventare una sorta di difesa a quattro in fase difensiva, sta spingendo molto. Poco fa hai raccontato di quel tiro telefonato, era partito proprio dai suoi piedi perché riesce a fare tutto il campo, ha questa caratteristica, grandissimi polmoni, anche una discreta qualità Zappacosta, io lo segnalerei tra i migliori in questa partita fino a questo momento. Tra l'altro gioco interrotto, a terra un giocatore del Napoli nell'azione precedente, andiamo a vedere chi è rimasto in panchina nel Napoli, due portieri Contini e Gollini, tra l'altro un ex, poi Nathan, Matteo Oliveira, Simeone, Cajuste, Lindstrom, Mazzocchi, Tim Donker e Ostigard, come detto a inizio ripresa sono entrati nella non finestra cambi Zielinski e Ngonghe rispettivamente per Traoré e Raspadori. Nell'Atalanta a fianco al Giampiero Gasperini ci sono i due portieri Musso e Rossi, poi Toloi, Holm, Palomino, Conminers, Touré, Lookman, Ginziti, Bakker, Ruggeri e Adopo. Il gioco è ancora ininterrotto, vedremo se il Napoli sarà costretto a effettuare un terzo cambio. È chiaro che il giocatore rimasto a terra non sta perdendo tempo perché è un giocatore del Napoli, Napoli che deve recuperare, anche se però non vediamo giocatori pronti a subentrare, quindi evidentemente dallo staff
staff medico hanno detto che può riprendere. Si tratta di Ngonghe e probabilmente è stato colpito da una pallonata, un tentativo di rilancio da parte dell'Atalanta che ha preso in pieno il giocatore del Napoli, subentrato in questa ripresa, dunque deve essere rimasto un po' intontito, però adesso si alza e dunque non dovrebbero esserci problemi. Eh sì, esce dal campo per questo motivo, non era pronto nessuno, perché molto molto dolorosa questa sì, però poi dopo un poco basta e si riprende con una rimessa dall'affondo con Kolasinac, difensore sinistro bosniaco dell'Atalanta, arrivato nel mercato estivo dall'Olympique Marsiglia. Ancora il tocco a destra per Atebur, si accentra il sempre presente Deron, ancora per Atebur, ancora per Deron. Adesso Gasperini sta facendo scaldare 5 giocatori, stessa cosa sta facendo dall'altra parte Calzona. L'Atalanta però perde un pallone in fase di impostazione, se ne può andare via il Napoli con il tocco ancora per Osimhen, proprio Ngonghe si è ristabilito, va a cercare un accompagno, arriva Zielinski, poi dall'altra parte non controlla Politano, spazza via la difesa atalantina in una zona dove non ci sono maglie rosse dell'Atalanta, c'è invece il Napoli che può ripartire con Juan Jesus. Il tocco per Lobotka, lo stop dello slovacco, Lobotka poi va a chiedere palla a Mario Rui e la ottiene Mario Rui, il pallone non filtra per l'intercetto da parte di Scalvini, ancora il Napoli che però controlla il pallone all'interno della propria metà campo, l'apertura per Juan Jesus lateralmente per Rachmani per Lobotka, ancora a destra per Di Lorenzo per Anghissà, il tocco poi all'indietro ancora per Rachmani, il giocatore kosovaro va a cambiare gioco ancora per Mario Rui, mentre restano dall'altra parte del campo medico e massaggiatore del Napoli che evidentemente stanno accertando delle condizioni di Ngonghe, che comunque da quello scatto di un minuto fa dimostra di essersi ripreso. Sì, assolutamente, dunque non mi sembra che ci siano problemi di nessun tipo. Ngonghe si guarda un po' intorno in questo momento, ma sembra aver anche rassicurato massaggiatore, lo staff sanitario del Napoli. Era stata proprio sua l'iniziativa, quel tentativo di imbucata anche in quel caso per Osimhen, e anche in quel caso Osimhen che è stato chiuso in maniera puntuale da Ie. 7 minuti nel corso della ripresa, stadio Diego Armando Maradona, Napoli 0 Atalanta 2, ancora il Napoli che riparte da Meret all'altezza del disco del rigore, Meret che va alla battuta morbida a cercare Osimhen, che prolunga di testa a cercare Politano, va a chiudere il tentativo da parte di Osimhen, palla ancora per Ederson, gran colpo e tacco di Scamacca, si inserisce Pasalic, 3 contro 3, Pasalic, Ederson entra in aria, Ederson il tiro deviato, sarà calcio d'angolo il primo della ripresa, il terzo per l'Atalanta che si porta avanti anche nel conto dei corner. Campo che insomma Scamacca ricorda con piacere, perché qui debuttò in Serie A in un Napoli Sassuolo, Gianluca Scamacca, vittoria della Napoli, però insomma la prima volta in Serie A non si scorda mai, e oggi Scamacca ha segnato il gol che dopo qualche polemica durante la convocazione azzurra non è stato convocato Scamacca, si è parlato anche di lui nonostante non fosse presente, insomma oggi ha segnato un gol finora pesantissimo, battuto l'angolo, non esce Meret, ancora Atalanta ma scivola nel tentativo di calciare a Tebor, quindi può ripartire il contropiede della Napoli con Mario Rui che poi viene toccato e l'arbitro va a estrarre il primo cartellino giallo all'indirizzo di giocatore dell'Atalanta Kolasinac, che aveva lasciato la fascia di sinistra per andare a fermare la ripartenza di Mario Rui. Sì, il classico fallo tattico con l'Atalanta che stava ripiegando affannosamente dopo aver battuto male un calcio d'angolo, Kolasinac è andato dritto sulla caviglia di Mario Rui, è giusta l'ammonizione in questo caso. Poco fa abbiamo assistito a un'azione che potrebbe interpretare un po' il canovaccio di tutto questo secondo tempo, con il Napoli che ha perso palla poiché stava provando a spingere a caccia del gol dell'1-2, l'Atalanta l'ha recuperata, bravissimo Scamacca con il tacco a liberare un compagno. Ancora Napoli con Lobotka che riceve da Osimhen, palla a destra per Politano che calibra un cross forse troppo profondo, rimane in attacco, palo, la mischia, ancora un palo clamoroso, sarebbe stato un gol meraviglioso, ancora deviazione e carne secchia, ancora palo e poi la Napoli, 2 pali nel giro di 30 secondi, il primo davvero clamoroso per il Napoli, mentre si dispera ancora il giocatore che ha preso palo, dovrebbe essere stato Ngonghe, correggimi, Zielinski, il primo Zielinski, palo è Zielinski, stato colpito da Zielinski, una coordinazione clamorosa da parte del polacco con il sinistro da posizione defilatissima, il pallone ha superato carne secchia e si è spento sul palo, poi sulla prosecuzione il tiro è talmente forte che il palo l'ha respinto fuori aria, Lobotka ha preso la mira, ha tirato, ha trovato
trovato sulla traiettoria la punta del piede di Osimhen, che ha messo fuori causa Carnesecchi, che però mi pare si sia riuscito ad allungare forse con la mano toccata, a toccarla e a spedirla sul palo, un pallone che andava praticamente al rallentatore, ma Carnesecchi è stato bravissimo a distendersi con il corpo e a toccarlo quel giusto per spedirla sul palo. Due pali in 30 secondi, anzi meno, ma forse meno, ma infatti era talmente lento questo pallone che sembrava che Carnesecchi da terra potesse facilmente prenderlo, invece lo ha scavalcato, ha preso la base del palo, poi si è acceso un'altra mischia e poi l'Atalanta si è salvata, quindi l'Atalanta poteva contare oltre due gol il palo di Miralchuk a inizio partita. Adesso almeno sul conto dei pali viene scavalcata il Napoli, però clamoroso Zielinski, poi magari Piero Vitiello, adesso c'è una punizione per il Napoli tutta da seguire, parleremo di come è stato gestito il caso Zielinski, perché insomma è un giocatore che è qui a Napoli da diverse stagioni, ha vinto lo scudetto. Punizione di Mario Rui, pallone in aria, colpo di testa a liberare, si corda Napolitano, sinistro, palla che termina al lato, ha vinto lo scudetto, ha sempre dato tanto, poi certe storie finiscono, forse l'annuncio del suo passaggio all'Inter è arrivato troppo presto, però questo metterlo fuori squadra, questo toglierlo dalla lista Champions, insomma secondo me il Napoli ha dilapidato una sua, un suo bene, un giocatore così importante che fino al 30 giugno veste la maglia del Napoli. Va detto che non è la sua stagione migliore, sicuramente il rendimento è stato al di sotto delle aspettative, però va detto, come giustamente ribadivi tu, Giuseppe Bisantis, che il Napoli avrebbe potuto gestirla meglio questa situazione. Zielinski avrebbe fatto comodo nel doppio confronto contro il Barcellona, Zielinski può fare ancora comodo in una stagione in cui il Napoli, ricordiamolo, se perde questa partita come sta avvenendo è praticamente fuori dalla corsa Champions, ma quantomeno potrebbe provare a raddrizzarla in qualche modo, sarebbe comunque una stagione negativa, però provare quantomeno a raggiungere l'altra Europa. Però questo doppio palo ha dato come una scossa al Napoli, che attacca ancora e ancora una volta Yen esce e fa il muro, però adesso vediamo che Gasperini sta dialogando con uno dei suoi collaboratori, che evidentemente gli dice: mister, siamo troppo schiacciati dietro, se questi segnano il gol qua diventa una bolgia. E Gasperini però quasi infastidito ha allontanato il suo collaboratore, probabilmente insomma non è che l'Atalanta vuole chiudersi, è che il Napoli sta spingendo l'Atalanta all'interno della propria area di rigore, va a guadagnare un fallo laterale, il tocco ancora per Politano che come sempre caracolla sulla tre quarti, poi il tocco per Mario Rui, Mario Rui ancora centralmente per Lobotka, Lobotka si avvicina a Rachmani che riceve, ancora Rachmani, si smette la tuta un giocatore dell'Atalanta, ci sarà il primo cambio nella formazione dell'Atalanta, dovrebbe trattarsi di Ruggeri e quindi il giocatore quasi sempre presente, nazionale Under 21, ha giocato il doppio confronto della nostra Under 21 in vista delle qualificazioni europee contro la Lettonia a Cesena e contro la Turchia a Ferrara, evidentemente aveva voluto concedergli un momento di pausa, però è pronto a entrare in campo Matteo Ruggeri quando siamo arrivati al 13° della ripresa, è sempre 2-0 per l'Atalanta, ma poco fa c'è stato un clamoroso doppio palo del Napoli, ripeto clamoroso quello di Zielinski, ma direi anche il secondo sul tiro di Lobotka deviato da Osimhen che ha rallentatore, si stava insaccando con Carnesecchi lì che forse l'ha toccata con la punta delle dita, però insomma bisognerà valutare poi le immagini televisive per capire se il portiere ci ha messo del suo oppure è stata solo fortuna. Penso che ci sia stato quel tocco, staremo a vedere. Intanto per quanto riguarda l'Atalanta, la sostituzione potrebbe uscire Zappacosta, che sta toccando il ginocchio sinistro, oltretutto ha speso tanto, lo raccontavo. Lui è un generoso, sì. Però purtroppo insomma non riesce ad avere quella continuità perché diverse stagioni che gioca ad alti livelli e qualche limite dal punto di vista fisico ce l'ha, infatti credo che il cambio Piero Vitiello sia proprio dovuto, anche se poi per non sprecare una finestra vedo che sta facendo scaldare anche Lukman, e quindi potrebbe essere un cambio addirittura triplo perché c'è un altro giocatore dell'Atalanta che sta smettendo la tuta, perde palla in uscita al Napoli, riesce a chiudere e a ripartire ancora Anghissà e poi la pallone che esce, ultimo tocco, potrebbe essere un triplo cambio, ma stavo dicendo sì, c'è un Zappacosta che ha corso tanto sulla sinistra, ecco adesso si accascia, era successo oppure in un'altra partita, non vorrei sbagliarmi, ma forse anche nella gara di andata un episodio simile in cui Zappacosta a palla lontana ha chiesto di interrompere il gioco, guai muscolari per lui, tra l'altro lui gioca sia a destra sia a sinistra, quindi gli allenatori lo adorano perché dove lo metti sta, però molto spesso non riesce a fare i 90 minuti, lui sicuro per Ruggeri, poi vedremo gli altri due. Gli altri due dovrebbero essere Lukman e poi ho visto che si sta scaldando anche Touré, se non mi sbaglio, adesso non vorrei avventurarmi in previsioni, intanto la sostituzione di cui parliamo.
parlavamo, c'è ecco Ruggeri e sta entrando anche Cobb Miners, attenzione. E allora Cobb Miners che non era al meglio dopo l'impegno con la sua nazionale l'Olanda, però è un giocatore che ovviamente può intervenire, e Lookman che però ha ancora il fratino, vediamo se lo smette. Allora esce esce proprio Scamacca l'autore del gol, e sì c'è Lookman, quindi Scamacca per Lookman, e poi Cobb Miners andrà a prendere il posto con tutta probabilità di Pasalic, e quindi non c'è più il trequartista, anche se con Miners è un giocatore molto duttile che può giocare anche da trequartista, ma c'è molto contenimento a centrocampo. Evidentemente Gasperini ha visto un Atalanta che stava provando troppo a difendersi, ha voluto mettere dentro forze fresche, gente di qualità e oltretutto capace di dare lo strappo, perché Lookman e Cobb Miners hanno queste caratteristiche. Per quanto riguarda Ruggeri, come detto, un cambio per Zappacosta dovuto soprattutto a problemi fisici. Eh sì, triplo cambio, tutti quindi in una finestra per l'Atalanta, mentre il Napoli ha due cambi ma senza aver impegnato finestre, visto che è avvenuto il cambio nell'intervallo. E quindi queste le sostituzioni, una obbligata Zappacosta, l'altra Scamacca, che si può dare profondità, però la velocità di Lookman evidentemente può davvero creare problemi al Napoli sulle possibili ripartenze da parte dell'Atalanta. Con Miners non lo scopriamo noi, altro giocatore che sta facendo benissimo l'Atalanta, che ha alle spalle l'interessamento di molti club in Italia, soprattutto la Juventus. Intanto pasticcio dell'Atalanta, deve risolverlo carne secchi con i piedi a mettere in affanno laterale. Lui stesso sente le sirene e ha detto: sarà la mia ultima stagione qui a Bergamo con l'Atalanta, e ovviamente la ringrazierò sempre. Non dimentichiamo che quest'estate ci sarà la rassegna degli europei, e quindi colpo di testa è tanto alto da parte del Napoli. Molti giocatori potrebbero vedere aumentato il loro valore, e sai Piero Vitello, se entrano i grandi top club di Inghilterra, Spagna e chissà perché no Germania, credo che i nostri dal punto di vista economico non riuscirebbero a starci dietro. E non è un caso anche che nel momento in cui si è cominciato a parlare di Cobb Miners nell'orbita della Premier League, hai detto bene, soltanto la Juventus è rimasta come papabile per un trasferimento in Italia. Fino a qualche mese fa si parlava di Cobb Miners, e lui stesso lo ha ribadito anche qui al Napoli, Napoli che però evidentemente già da adesso sembra tagliato fuori da questa corsa al centrocampista olandese. E allora Anguissa per il Napoli, mette giù il pallone, 4-5 uomini attorno a lui. Anguissa a un certo punto cerca aiuto da Osimhen, i due si battono le mani a vicenda, ma insomma Anguissa mica tanto, Osimhen poi gli dà una pacca sul fondo schiena, come a dire va bene, hai fatto bene. Parlavamo prima di Zielinski, però è chiaro che una squadra che l'anno scorso di questi tempi aveva già vinto il campionato e che quest'anno rischia di restare fuori dall'Europa che conta, tutti sono calati, però Anguissa è uno di loro. Anguissa sì, forse è quello che è più evidente, anche perché l'anno scorso fece una stagione assolutamente straordinaria. Poi è un giocatore che deve stare bene fisicamente, perché quando non è così perde molto. Lui è molto bravo anche tecnicamente, però è il fisico che fa la differenza nel suo caso. Quest'anno anche nel suo caso, complice la Coppa d'Africa, non sta rendendo al meglio, in primis dal punto di vista atletico. Per la gioia di molti presidenti e di molti allenatori, la prossima edizione della Coppa d'Africa si disputerà in estate. Adesso il pallone che arriva a Politano, che di prima intenzione, Kolasinac, attenzione che è stato ammonito, attenzione, l'arbitro si avvicina, dice che non c'è niente, e lì adesso il pubblico ci aveva fatto la bocca, perché sembrava il fallo da giallo, giallino, però lui già ammonito, avrebbe lasciato la squadra in 10, credo brivido per la panchina. Poi però l'arbitro Peretto è arrivato lì, ha allargato le braccia, ha detto non c'è niente, anche se sembrava almeno dalla postura che lui volesse mettere mano al fischietto. Poi probabilmente, provo a interpretare, si è reso conto che se avesse fischiato quel tipo di fallo, che era chiaramente un fallo ostruzionistico, avrebbe dovuto ammonire, dunque ha capito chi era e forse ha preferito evitare. Ma vedremo se questa è l'interpretazione. È chiaro che il regolamento, se c'è fallo c'è fallo, e quindi non bisogna fare troppi conteggi, però devo dire che il Napoli non ha protestato più di tanto. Sì, assolutamente no, riparte l'Atalanta, errore in impostazione di Juan Jesus, recupera però palla il Napoli, il tocco per Lobotka, lo stop di Lobotka che poi prova a cambiare gioco a sinistra per Mario Rui, lo stop anche di Mario Rui, siamo appena dentro la metà campo dell'Atalanta, il tocco all'indietro per Lobotka all'altezza della linea centrale del campo, pronto un altro cambio nell'Atalanta con la maglia numero 19, Jim City, difensore centrale. Beh, è vero
vero che Gasperini è un giochista, ma quando stai per fare 3 punti in casa dei campioni d'Italia, insomma, vai anche a difenderli. Probabilmente sì, probabilmente sarà una scelta difensiva, perché non oso immaginare che tolga uno dei centrali difensivi, a meno che non voglia, a questo punto mi sovviene questa ipotesi, togliere Colasinac a questo punto. Sì, perché, modello Simone Inzaghi. Simone Inzaghi, appena c'è un ammonito, potrebbe essere Pelé, ma lo toglie, perché rischia. È quasi un ammonito e mezzo in questo caso Colasinac. Può essere, bravo, giusta intervenzione, anche perché quel yen di questa cosa io non lo toglierei neanche con una gamba sola, perché veramente sta facendo una partita strepitosa, e chissà che qualcuno qui a Napoli non sta prendendo appunti, perché davvero non dico che ha annullato Osimhen, però il giocatore più pericoloso alla fine non gli ha mai consentito quasi di tirare. Ma adesso c'è l'Atalanta che scende, attenzione con Deron, il pallone che arriva a destra è ancora calcio d'angolo, anche se Meret timidamente chiedeva un rimpallo a lui favorevole, in realtà non è così. Quinto calcio d'angolo, indicazioni da parte di Tullio Gritti, che è il vice di Giampiero Gasperini, per Berat Cinciti, giocatore espertissimo albanese, sarà nostro avversario, sempre se verrà convocato dalla nazionale delle Aquile al prossimo europeo, nel girone europeo che, ragazzi, ci stiamo avvicinando davvero, mancherà pochissimo, e ci troveremo ai grandi appuntamenti dell'estate, che ovviamente Radio Rai, Radio 1 Rai e lo sport di Radio Rai racconterà secondo per secondo, più che minuto per minuto. Il pallone adesso allontanato, ma c'è anche un fallo in attacco da parte dell'Atalanta, addirittura si era portato in attacco Yen, se segnava anche il gol chissà che cosa avrebbe preso, non il premio di miglior giocatore ma addirittura di più. Ed eccolo il cambio, preso, esce Kolasinac, sì, ed entra Cinciti, e quindi questo è il cambio. Kolasinac o fa finta di non essersene accorto, ma resta lì, è pronto anche un cambio nel Napoli, perché è pronto con la maglia numero 29 Lindstrom, il giocatore danese. E allora vediamo il cambio, sì, confermiamo che è Kolasinac il giocatore che lascia il posto per Cinciti. Vediamo Lindstrom, tu dici Politano, invece Gong, che evidentemente non si è ripreso. Gong va, bravo. Gong va a destra, Politano esce, così anche Politano a sprazzi, direi. Sì, non è stata la sua giornata migliore, certo lui a differenza degli altri prova quantomeno a puntare l'uomo, in questo caso però a fare la differenza è il fatto che non l'abbia mai saltato. E quindi c'è questo cambio, si sale quindi a 3 cambi nel Napoli, questo Lindstrom che spesso viene impegnato a partita in corso, mentre Carnesecchi esce fuori l'area di rigore per scaraventare il pallone fuori, però insomma al danese manca sempre quel qualcosa in più che insomma si aspettano da lui quando lo mandano in campo. È il giocatore più subentrato della Serie A, sì, 18 volte quest'anno, con questa fanno 19, però molto spesso è stato utilizzato veramente negli ultimissimi minuti fino a questo momento. Nessun acuto da parte sua, anzi anche un gol divorato contro il Barcellona nella gara di ritorno, che avrebbe potuto significare davvero tanto nella stagione del Napoli. Sì, ma è anche il rammarico per quella partita, perché insomma non è certo il miglior Barcellona, sta di fatto che il Napoli, quello che conosciamo, quello dell'anno scorso, avrebbe potuto vincere, non dico facile, ma vincere abbastanza tranquillamente contro il Barcellona. Invece è arrivata questa eliminazione dalla Champions, in Coppa Italia si è usciti malamente agli ottavi contro il Frosinone, e adesso bisogna inseguire il piazzamento sperando che le squadre italiane rimaste in Coppa facciano quei punti che concedano, come sarebbe se finisse così, il quinto piazzamento Champions all'Italia. Però insomma bisogna ovviamente fare punti, l'Atalanta ne ha 2 di più del Napoli, vincendo andrebbe più in 5 con una partita da recuperare, e in più l'Atalanta c'è la semifinale di Coppa Italia. Ma attenzione, ancora una cross, questa volta la svirgola Yen, e il pallone termina in corner. Questo è il primo angolo del secondo tempo per il Napoli, 5 ne ha battuti l'Atalanta, situazione Napoli 0 Atalanta 2, cronometro 24 del corso della ripresa, e il Napoli va a battere il calcio d'angolo dalla bandiera di sinistra, porta la nostra destra verso dove attacca il Napoli in questo secondo tempo. Mario Rui alla battuta, pallone che spiove in aria, ancora una colpo di testa a liberare, ma è sempre il Napoli che tiene il pallone pronto e
effettuare il controcross che incoccia però nella schiena di un giocatore dell'Atalanta, Miranchuk, che prova a risalire, retropassaggio per Meret che esce fino alla tre quarti campo per tenere la pallone. Quindi adesso abbiamo Ngonghi a destra, Osimhen al centro e a sinistra Lindstrom per quella che riguarda il Napoli. Rimane ovviamente l'attaccante più importante, Vitor Osimhen. Cambiano gli esterni, certo, a proposito di esterni, dobbiamo ricordare per l'ennesima volta che questo pomeriggio qui a Napoli non è neanche in panchina Kvaratskhelia. Ed è un Napoli Kvara dipendente quest'anno molto probabilmente, oggi nessuno è riuscito a effettuare. Grande sponda di Osimhen, non riesce ad andare al tiro. Lindstrom da ottima posizione si fa anticipare all'ultimo momento da Scaldini, se non ho visto male, pallone che termina sulla fonda e quindi in angolo, ma qui Osimhen aveva per una volta anticipato Yen, gli aveva messo un pallone che insomma dovevi andare con più decisione. Esattamente, e lo stavamo proprio dicendo, nessuno è riuscito a fare oggi dagli esterni quello che fa solitamente Kvaratskhelia. Kvaratskhelia che oltre a essere molto bravo a puntare l'uomo a cattiveria quando è in area di rigore si sarebbe sicuramente fiondato con le sue caratteristiche su quel pallone. Tra le caratteristiche c'è anche questa aggressività, questa capacità di attaccare il pallone. Lindstrom ha quasi aspettato che gli si piazzasse davanti nella maniera perfetta ed è stato rimontato dal difensore dell'Atalanta, Scalvini, che tra l'altro si è fatto male perché lui ha fatto un allungo che vale tantissimo, perché è chiaro che lì credo che debba essere sostituito, perché è pronto Toloi, che è, tra l'altro è uno dei campioni d'Europa in carica, nato in Brasile, passaporto italiano, sì, non ce la fa Scalvini, che però in questo intervento ha fatto quasi un gol, perché insomma un giocatore di Serie A se tira da lì 90 su 100 segne. Sì, in questo caso sì, dunque Scalvini tiene di fatto in doppio vantaggio l'Atalanta. Calcio d'angolo, bandierina di destra, pallone che spiova in aria, ancora una colpo di testa libretto, lui entra a freddo, non sappiamo se fosse tra i giocatori che si stava scaldando, comunque Scalvini si è alzato, sta uscendo sulle sue gambe, leggermente claudicante, credo un allungo sul muscolo nel tentativo di togliere il pallone. È uscito il pallone nonostante il tentativo da parte del Napoli di andarsene via, pallone che termina in fallo laterale e quindi l'Atalanta esaurisce i cambi. Probabilmente Gasperini si sarebbe avrebbe voluto tenersi l'ultimo per qualche minuto dopo, visto che siamo al minuto in questo secondo tempo, al 71esimo minuto di gioco, invece è stato costretto a mettere Toloi. Però insomma a questo punto il Napoli ha una difesa di grande esperienza con Toloi, Gincity e Yen, che ripeto questa sera e questo pomeriggio è il miglior difensore in assoluto della formazione atalantina. Il Napoli ha ancora a disposizione due cambi, i portieri, attenzione ancora Osimhen, ancora una volta Yen che lo chiude, Osimhen prova a prendergli il pallone, Osimhen, arriva anche Gincity e c'è anche un fallo in attacco da parte di Osimhen ai danni di Yen, che addirittura è lui ad accertarsi delle condizioni di Osimhen. Dicevamo a disposizione di Calzone, due portieri, continui Collini, poi Nathan, Olivera, Simeone, Cagiuste, Mazzocchi, Demdonker e Ostigard. Ci sono due desaparecidos, ossia Mazzocchi arrivato a gennaio dalla Salernitana, subito in campo con Mazzarri, poi sparito. Demdonker quasi oggetto misterioso. Demdonker assolutamente quasi mai utilizzato, tra l'altro con la beffa di essere arrivato nel mercato di gennaio e non essere stato inserito nella lista Champions, non ha lasciato assolutamente traccia. A differenza di Lindstrom non lo ha fatto pur giocando, Demdonker non si è praticamente mai visto. Tanto si è ripreso Osimhen, il giocatore che entrerà nel Napoli comunque Simeone, l'attaccante rimasto a disposizione, Giovanni Simeone che entrerà in campo, indicazioni da parte dello staff di Calzona, ha agganciato Lookman, qui forse qualcosa c'era ma l'arbitro era lì e lascia proseguire. Lookman allarga le braccia, il contatto è stato con Di Lorenzo, recupera palla il Napoli che riparte con Mario Rui dalla sinistra, la battuta di Mario Rui, il pallone che viene controllato, ancora il pallone sulla tre quarti campo da parte dell'Atalanta, filtra ancora palla per l'ottima giocata da parte dell'Atalanta che va in area di rigore dalla destra, pallone per Lookman che incespica al momento di battere in porta ma riesce a recuperare l'equilibrio, poi il tiro che sembrava abbastanza telefonato, Meret evidentemente non lo vede partire, è costretto ad allungarsi a bloccare il portiere che poi accenna anche
a un problema al ginocchio. Era stato ancora una volta Miranchuk a calciare, davvero lo ha tenuto per tutta la partita Gasperini, perché gol, palo, insomma, se l'è meritato. E tra l'altro quel colpo di tacco che ha liberato poco fa sulla destra al cross il suo compagno di squadra Hatebur, dunque veramente benissimo questa Miranchuk. Volta Osimhen elude l'intervento di Yen, deve arrivare Gin City a mettergli il pallone da corner e si pareggia il conto dei corner 5-5 adesso, ed è pronto Simeone. Vediamo al posto di chi. Simeone va a prendere il posto di Anguissa e quindi tutti avanti per il Napoli a cercare quel gol che cambierebbe la partita. Eh sì, cambia a questo punto anche lo schieramento dal punto di vista tattico da parte del Napoli. Tutto per tutto si gioca giustamente calzone, c'è bisogno di qualcuno che la butti dentro. Anguissa quest'anno non l'ha mai fatto, Simeone l'ha fatto una volta sola contro l'Udinese, ma ha caratteristiche sicuramente diverse. Decisamente sì, e quindi uscito anche Anguissa, battuto l'angolo, non bene, palla che si perde sull'affondo. Fammi fare un acconto, no, avrebbe ancora a disposizione una finestra cambio, perché i primi due sono arrivati nell'intervallo, l'ingresso di Zieniski e Ngong, e poi è entrato Lindstrom, adesso Simeone, quindi ancora ci sarebbe una finestra cambio per il Napoli. Ma ripeto, andando a vedere in panchina non è che c'è moltissimo, no. Insomma, tutti i giocatori di Nathan un difensore, Olivera un difensore, Caggiuste potrebbe essere un trequartista, Mazzocchi difensore, Dendonker centrocampista, Ostigard difensore, vedremo che cosa sceglierà Francesco Calzona, che insomma si avvicina a una sconfitta al Maradona, che da quando è seduto in panchina credo che non ci sia stata, no, perché l'ultimo è stato un pari col Torino, in precedenza la vittoria sulla Juventus, poi c'era stato il pari anche con il Barcellona, e insomma Calzona adesso è imbattuto in campionato, ha perso solo la partita con il Barcellona in Spagna, esattamente, quindi potrebbe arrivare troppi pareggi forse, perché sì, è stato quello col Torino, quello con l'Inter, poi però in casa dell'Inter capolista, quindi insomma preziosissimo con il gol di grande valore sotto tutti i punti di vista da parte di Juan Jesus, quindi deve cercare di evitare appunto che arrivi questa che questa casella venga cancellata per Calzona. Non deve essere stata facile la preparazione di questa partita, perché lui stava a seguire la nazionale slovacca, ma gli accordi erano questi. Lui ha portato la Slovacchia alla fase finale degli europei e solo una folle rinuncerebbe a questa esperienza qui, l'aveva messo in chiaro. Bisognerà vedere se sarà traghettatore Calzona oppure se sarà confermato anche per il prossimo anno. Girano tanti nomi, è difficilissimo da prevedere, è difficilissimo entrare nella testa del presidente De Laurentiis, però insomma ha dovuto prepararla a distanza questa partita. Sì, il Napoli ha vissuto, perché anche questo, lo staff era con lui. Esatto, ha vissuto questo paradosso il Napoli, che aveva il preparatore atletico Sinatti con la nazionale italiana, il CT Calzona della Slovacchia non poteva fare l'allenatore del Napoli, e paradossalmente era una finestra in cui c'erano tanti titolari rimasti, abbiamo detto in particolar modo dei tre africani che hanno preferito rimanere a Castelvolturno. Con Miners, Lookman si decentra, e qua Lookman non ha lo scatto dei tempi migliori, diciamo, perché con Miners lo lancia in corridoio, Lookman va incontro al pallone, però poi non si accorge che il campo è finito e quindi il pallone termina in fallo di fondo per la rimessa operata dal Napoli. Cronometro 32 minuti nel corso della ripresa, superati da una ventina di secondi. Napoli 0, Atalanta 2, e può ripartire ancora il Napoli con Di Lorenzo. Lo scambio è Di Lorenzo, Zieliński non filtra il pallone del polacco, la chiusura ancora Lookman, questa volta aggancia, Lookman va a puntare il suo diretto avversario, entra in area di rigore, Lookman elude l'intervento, Lookman sul destro, il tiro con una mano, Meret, e poi lo aiuta con una colpo di testa Mario Rui a intervenire, spunto ancora da parte di Lookman. Beh, questa avviene quando la squadra è un po' sbilanciata e quando insomma cura di meno la zona difensiva. Ed è un Napoli assolutamente sperimentale, se possiamo utilizzare questo termine, da quando è entrato Simeone. Ero curioso di vedere come si sarebbe schierato, e Simeone si è messo praticamente al fianco di Osimhen. Il Napoli ora o è un 4-4-2, ma considerando che i due esterni sono Ngong e Lindstrom, sembra più un 4-2-4. Intanto prova a ripartire il Napoli ancora con Rachmani, buona la giocata di Simeone, l'esterno Osimhen con il piede, carne secchia ancora Napoli, ma il tiro va alle stelle, tentato ancora una volta da Lindstrom, un po' peccato dal pubblico, bella l'imbeccata per Osimhen, giusta la girata di Osimhen, splendido il riflesso di carne secchia. Qui Simeone ha dimostrato, oltre che quello che ha dimostrato in carriera, cioè di essere un giocatore molto forte sotto porta, anche di essere tecnicamente molto dotato, è andato a prendersi un pallone sulla tre quarti, quasi, anzi per la verità
più spostato verso il centrocampo, un giro dorsale, palla al piede e poi subito la verticalizzazione per Osimhen, che per una volta è riuscito ad anticipare Yen. È stato bravo Carnesecchi ad allungarsi con il piede ed allontanare. E qualcuno non ci crede più qui in tribuna, qualcuno lascia lo stadio, cerca di evitare magari il traffico, ma attenzione c'è De Rone, qui l'Atalanta, ecco, fa un qualcosa. Ecco Gasperini, questo gesto la dice tutta, non l'abbiamo vinta. Io l'ho tradotta dall'alto della nostra postazione così: De Rone aveva la possibilità di arrivare in porta, ha voluto fare un tiro al volo che puoi fare al 95esimo quando stai vincendo, palla fuori, Gasperini ha detto calma, non l'abbiamo vinta, se qui prendiamo un gol sono guai. Sì, qui tra l'altro un giocatore dell'esperienza di De Rone, che è anche il capitano dell'Atalanta, veramente qui avrebbe potuto giocarsela meglio, poiché il Napoli era anche sbilanciato, se non fosse riuscito ad arrivare come dicevi tu davanti al portiere, comunque c'era qualcuno a supporto che stava arrivando. Sicuramente una giocata sbagliata e Gasperini penso che glielo ricorderà negli spogliatoi. Eh sì, appunto, qui troppa sicurezza, sappiamo che nel calcio la troppa sicurezza, la storia del calcio dice che insomma si perdono addirittura i trofei quando sei troppo sicuro. Qua però Mario Rui fa un lancio assolutamente improponibile che manda il pallone sul fondo e che più che altro fa scorrere il cronometro e dà fiducia all'Atalanta. Siamo entrati negli ultimi 10 minuti, il tabellone di fronte a noi segna 80 più 17, 10 più il recupero che sarà più che altro per i cambi. Sì, poi c'è stato l'infortunio a Ngong nel primo tempo, di fatto un minuto che poi non era stato neanche concesso, però lo ha dato l'arbitro proprio dopo le proteste del Napoli in occasione del gol del raddoppio messo a segno da Scamacca pochi secondi prima del 45esimo. Insomma c'è ancora 10 minuti per valutare, però insomma un recupero che non potrà essere inferiore ai 4 minuti. Ancora il lancio, Osimhen ci arriva, la tira ancora una volta Carnesecchi, e adesso Osimhen forse ha preso le misure, forse troppo tardi di Yen, ma è la terza volta che lo anticipa. È così, tra l'altro mi piace sottolineare anche il fatto che Mario Rui, dopo aver sbagliato quel passaggio, non si è comunque lasciato influenzare, ha fatto un altro assist, in questo caso per Osimhen, ben riuscito, facendo un lancio di 50-60 metri praticamente. Osimhen, ottimo lo stop, Yen gli era francobollato, ma Osimhen lo ha messo da parte per una volta. Carnesecchi, che prima si era opposto al nigeriano coi piedi, stavolta ci ha messo il guantone. Tra l'altro nella partita che ricordavamo, quella dell'andata al 25 novembre scorso, mentre adesso si è alzato un giallo all'indirizzo di un giocatore dell'Atalanta, dovrebbe trattarsi di Miranchuk, Kobbeiners, che si è preso il giallo, sì, confermato a Kobbeiners. Ricordavamo che il gol vittoria del Napoli di Elmas nacque da uno svarione di Carnesecchi. Carnesecchi, che è un portiere giovane, un classe 2000, cresciuto in via dell'Atalanta, è stato poi a lungo in giro, ha fatto esperienza nell'anno di A con la Cremonese, arrivato ultima, prendendo tanti gol, ma facendo anche grandi parate. È stato per due bieni il titolare dell'Under 21, adesso è nel giro della Nazionale Maggiore. A inizio stagione c'era Musso, titolare, intanto il Napoli pericolosamente in aria, pallone che termina sul fondo. E poi la scelta di Gasperini di puntare su Carnesecchi è che viene ripagata, perché questo è un portiere che è ancora giovane, ha già alle spalle una lunga esperienza. Un'alternanza durata fino alla 15ª giornata, poi dalla 16ª, il 18 dicembre contro la Salernitana, sempre il riminese titolare, sta ripagando sicuramente la fiducia. Tra l'altro Musso è un ottimo portiere, quello che è diventato a tutti gli effetti il secondo dell'Atalanta, Musso, che si è limitato ad essere stabilmente il portiere di Coppa, e va anche ribadito però che l'Atalanta in Coppa sta andando avanti sia in Italia che in Europa. E c'è la Coppa Italia con la Fiorentina la prossima settimana, c'è la Champions League la settimana successiva, ancora l'11 addirittura ad Anfield Road, uno dei templi del calcio mondiale. L'Atalanta se la giocherà contro i super favoriti della vittoria finale di Europa League, ma attenzione, ancora Napoli però cerca di far filtrare il pallone, c'è Ederson, altro giocatore preziosissimo qui in Campania, si ricorda, intanto c'è un giallo all'indirizzo adesso del giocatore del Napoli che è andato a commettere fallo, Di Lorenzo, e quindi ammonito anche Di Lorenzo, in precedenza era stato ammonito Kobbeiners, e quindi ammonito anche Di Lorenzo nel Napoli, tutti per gioco falloso. Dicevano che molte persone stanno lasciando le tribune, anche se il cronometro dice 38 e mezzo, anche l'orario, anche il clima pasquale, sappiamo che la cucina napoletana a Pasqua è una qualcosa di livelli eccelsi, e quindi magari qualcuno comincia a sentire un certo languorino, profumo di Casatiello pastiera, e insomma staremo ore davvero a dire la cucina napoletana in questo periodo, e quindi qualcuno
qualcuno magari col boccone amaro di una possibile sconfitta cercherà di addolcire poi con il pranzo pasquale, magari un po' ritardato visto che la partita delle 12:30. Ancora Di Lorenzo, il pallone che viene smistato ancora per il tentativo da parte di Lindstrom di guadagnarsi un angolo e ci riesce, magra consolazione, il Napoli si porta avanti nel conto dei corner 6-5 quando il cronometro segna il 39esimo. Ci sarà ancora angolo, sì, perché sulla battuta il pallone è incocciato sulla schiena di un giocatore atalantino e quindi nuovo calcio d'angolo, 7-5 il conto dei corner. Zielinski sul pallone, il polacco la mette corta, attenzione, distratta la difesa atalantina, ancora Napoli, pallone in aria, c'è un tentativo di girare, la pallone ancora una volta messo in fallo laterale, ma qui guarda Gasperini dove è arrivato, è in area di rigore praticamente, non vuole le distrazioni. È chiaro che se segna il Napoli adesso 5 più recupero, insomma c'è da tremare. Sì, perché poi guarda dove è arrivato. Per due volte il Napoli ha battuto il calcio d'angolo con Zielinski, che ha trovato raso terra in area un compagno libero. Ricordate il gol di Origi in quel famoso Liverpool-Barcellona 4-0 che ribaltò totalmente il risultato. Ecco, così il Napoli ha battuto due calci d'angolo e ha sempre preso palla in area. E quindi qua queste distrazioni, qualcuno forse dell'Atalanta pensa di averla già vinta, non di certo Gasperini, a giudicare dall'atteggiamento del tecnico piemontese dell'Atalanta. Ancora una buona giocata da parte della Napoli, ma c'è il ritorno di Gin City, poi il controllo di Deron che la mette morbida per Lookman. Lookman davanti alla sua panchina prova a guadagnarsi almeno fallo laterale, almeno fallo niente, perché c'è ancora il controllo da parte di Lobotka che va a servire per Di Lorenzo, Di Lorenzo per Mario Rui, ancora il controllo, ma insomma si scaldano ancora quattro giocatori del Napoli, ma non mi sembra che alle viste ci sia l'ultimo cambio. Ancora Di Lorenzo va a cercare l'inserimento di Simeone, arriva anche Osimhen, Osimhen combatte sulla tre quarti, Osimhen qua si prenderà sicuramente gli applausi perché insomma qua ha dimostrato di essere il leader in un momento così difficile, è andato a prendersi un pallone difficilissimo e a guadagnarsi un calcio di punizione, però manca il battitore di questo calcio di punizione perché erano andati tutti in area di rigore. Alla fine Lobotka che andrà a calciare 41 nel corso della ripresa, Napoli 0 Atalanta 2, c'è ancora il calcio di punizione, braccio sinistro alto per Lobotka, tutti in area quelli del Napoli, resta fuori solo il Mario Rui che non essendo altissimo sui palloni alti non è che dà il meglio di se stesso. Parte Lobotka che la mette molto morbida a cercare Osimhen, anticipato dal colpo di testa di Atebur che mette il pallone in affanno laterale, ma insiste ancora il Napoli con questa rimessa, schemi ormai saltati, ecco Mario Rui dovrebbe batterla lui, però la va a battere invece Zielinski, il tocco all'indietro per Juan Jesus per Rachmani, cerchio di centrocampo, Rachmani ancora per Juan Jesus, va in pressing l'Atalanta con Miranchuk, retropassaggio per Meret che ha dovuto anche sventare un paio di occasioni nella ripresa da parte dell'Atalanta, il rilancio, il pallone che arriva dalle parti di Osimhen, l'altro colpo di testa da parte di Yen, un altro colpo di testa, Yen, tamburello adesso tra le due tre quarti, Lookman stoppa, mette giù il pallone, Lookman ancora che prova a intervenire, gli dà una mano Deron, buona la giocata di Combiners che fa salire Ruggeri dalla sinistra, Ruggeri, Combiners sta entrando in area di rigore, il tiro, gol 3-0 e la chiude l'Atalanta con Combiners che segna un gran bel gol su una rasoiata che è andata ad insaccarsi nonostante il volo di Meret. Napoli 0 Atalanta 3, chiaramente il punteggio è troppo pesante per il Napoli, ma l'Atalanta sta meritando questi tre punti di gran lunga. E qui il colpo del fuoriclasse, assolutamente, Kopfmeiners è riuscito ad addomesticare questo pallone, questa azione di contropiede, poi ha alzato la testa e con il sinistro ha messo il pallone sul palo lontano dove Meret non ci poteva arrivare. 11esimo gol stagionale per lui, che è il principale cannoniere dell'Atalanta in questa stagione, un'Atalanta che veniva da due punti in quattro partite, veniva anche da quattro partite contro le prime quattro della classifica e adesso esce dal Maradona con i tre punti. Napoli 0 Atalanta 3, vediamo se Gasperini sarà più realista del re. Direi di sì, perché sta continuando a dire ai suoi concentrati, vuole portarla a zero questa partita. Si diceva di un Atalanta forse in difficoltà, perché come abbiamo più volte ricordato, Piero Vitiello all'inizio di un ciclo terribile non giocava una partita dal ritorno di Europa League con lo Sporting Lisbona, perché poi purtroppo ha dovuto saltare la partita con la Fiorentina per la scomparsa di Joe Barone,
direttore generale della società Viola, scomparso proprio due giorni dopo quella partita Atalanta-Fiorentina proprio per un infarto che lo ha colpito alla vigilia dell'incontro di Bergamo. E quindi, insomma, alla vista di impegni per certi versi proibitivi, beh, buona la prima, direi, in casa della campione d'Italia, 3-0 finora, e mancano un minuto al 90esimo. Se l'è giocata benissimo l'Atalanta, un primo tempo assolutamente perfetto con i gol di Miranchuk, e quello tra l'altro molto bello di Scamacca, forse non l'abbiamo accentuato più di tanto visto lo svarione di Juan Jesus, ma Scamacca ha fatto un gol bellissimo nella ripresa. L'Atalanta è stata prima fortunata sul doppio palo del Napoli, poi brava a non far rientrare gli azzurri in partita grazie anche a Carnesecchi, poi le sue occasioni. C'è Di Lorenzo che da buona posizione la calcia alto, insomma direi che proprio non è serata per il Napoli questa della vigilia di Pasqua. Di Lorenzo da buona che ha calciato sopra la traversa. Sì, ribadiamolo, il 3-0 è assolutamente troppo pesante per il Napoli per quanto visto, però la vittoria dell'Atalanta proprio in tutto l'arco della partita ci sta tutta. Poi è chiaro che quando sei sbilanciato il 3-0 può arrivare, e ci vuole anche la prudenza di un singolo, perché Ruggeri ha innescato con Meiners che l'ha messa proprio nell'angolo più lontano. Intanto praticamente lo stadio si è svuotato, il discorso Casatiello evidentemente torna in primo piano. 5 minuti di recupero, compreso il minuto del primo tempo 96, ma il pubblico evidentemente non gradisce neanche questa decisione dell'arbitro, come a dire cosa dai 5 minuti è finita. Però insomma l'arbitro applica il regolamento, ricordiamo che la differenza reti è una delle discriminanti per il discorso classifica finale, piazzamenti Europa e così via. E quindi insomma si giocherà ancora fino al 95esimo minuto. Napoli 0 Atalanta 3, ha messo la zampata con Miners anche in nella giornata in cui dal punto di vista fisico non era al 100%. E tra l'altro buoni i cambi di Gasperini, perché poi l'azione del 3-0 si è sviluppata sull'asse Lukman, Ruggeri e lo stesso Coppo Miners, dunque i tre che erano entrati praticamente insieme in quella prima sostituzione che aveva effettuato lo stesso Gasperini, gli hanno dato ragione. E c'è quindi un tiraccio adesso da parte di Lobotka con il portiere che va a effettuare il rilancio. Beh, quest'anno in questa stagione, e chiaramente se vedi la classifica non dici disastrosa, se vedi cos'era il Napoli dell'anno scorso, che ripeto di questi tempi già preparava i festeggiamenti scudetto, diresti di sì, però non è il primo rovescio interno. Abbiamo anche ricordato la Coppa Italia, quella clamorosa eliminazione contro il Frosinone 4-0 qui per la formazione di Di Francesco, mentre in campionato sono arrivate delle sconfitte pesanti, vedi quella con l'Empoli che è costata la panchina di Garzia, però insomma adesso è un 3-0 che potrebbe lasciare il segno. Sì, forse oggi a colpire in particolar modo è il passo indietro dal punto di vista della qualità del gioco, che con Calzona si era sicuramente alzato. Poi avevamo detto il problema del Napoli di Calzona era il fatto che prendesse sempre gol, fin qui nessun clean sheet da quando c'è lui in panchina, poi però sempre la sensazione di poter far male agli avversari. Oggi il Napoli invece nel primo tempo non è riuscito praticamente a combinare nulla, qualcosa in più nel secondo, ma spinto anche dalla necessità di dover recuperare. Detto dell'assenza di Kvaratskhelia, il Napoli dal punto di vista del gioco ha fatto pochissimo. Eh sì, perché se andiamo a vedere, sì, alla fine gli interventi di Carnesecchi su Osimhen ci sono stati, quindi, però quando insomma la partita aveva preso un suo corso con l'Atalanta che difendeva, che ripartiva, quindi c'è ancora Atalanta che si affaccia e va a guadagnarsi, no, c'era fuori gioco, sarebbe stato angolo, però insomma va a guadagnarsi un calcio d'angolo che avrebbe pareggiato anche il conto dei corner, anzi no, perché siamo 7-5 nel conto dei corner in favore del Napoli, che è però magrissima consolazione. Sono andati via 3 minuti dei 5 di recupero, c'è un fischio da parte dell'arbitro Pairetto, sconsolato Calzona va a riporre una bottiglietta d'acqua, non ci sarà più il quinto cambio, ormai sarebbe inutile, non si stanno più scaldando i giocatori della Napoli. Ancora Atalanta con Ruggeri che quindi ha messo lo zampino come assist in occasione del gol del 3-0 da parte di Cobb Miners, cronometro che ci dice
che manca poco meno di due minuti al termine. Napoli 0, Atalanta 3, pallone che esce, adesso chiaramente nessuno va a recuperare questo pallone, l'unico che rimane in tensione è Giampiero Gasperini, che continua a dire ai suoi di non mollare. È chiaro che prendere gol non fa piacere a nessuno, però vincere a Napoli è un qualcosa su cui metteresti la firma anche magari con un autogol all'ultimo minuto, pur non giocando bene. Invece qui l'Atalanta ha strameritato questo successo in casa del Napoli. Napoli 0, Atalanta 3, ancora Meret, ricordiamo anche il palo dell'Atalanta inizio partita, ricordiamo anche il doppio palo del Napoli che forse avrebbe potuto cambiare qualcosa, perché insomma sul 2-1 eravamo a inizio secondo tempo, qualcosa poteva succedere. Intanto ancora l'Atalanta che protegge con Tolò il pallone, l'ultimo tocco è da parte del Napoli, e quindi io direi anche per guadagnare tempo, anche se poi non siamo particolarmente in ritardo sulla nostra scaletta, 40 secondi dal termine, direi Piero Vitiello, possiamo anticipare il commento a questa partita. L'Atalanta dopo 4 sconfitte consecutive negli scontri diretti col Napoli torna a batterlo e soprattutto lo mette a 5 punti di distanza, con una partita in più da giocare, dunque in meno per l'Atalanta e in più per il Napoli. Napoli che adesso settimo in classifica, con alle spalle Fiorentina e Lazio a meno 2 punti, può puntare presumibilmente soltanto ad un posto in Europa, che non sarà la Champions ma l'Europa League o la Conference League. Forse avrete capito, amici radioascoltatori, con l'assistenza tecnica dei nostri Vincenzo Mercadante, Alessio Pollice, che con 40 secondi, anzi con 30 secondi di anticipo, l'arbitro ha fischiato la fine dell'incontro, hanno fischiato molto di più i tifosi del Napoli. È finita la prima partita della 30ª giornata del campionato di Serie A, la giornata di Pasqua, 5 partite